su una condizione, lasciare la natura come l'hai trovata. E quindi questa può essere la mia missione, forse per questo che sono qui oggi, per parlare del rispetto, il ritorno al rispetto, perché questo è che va a mancare. Ho sentito anche il talk prima dove si parla di rispetto e delle regole anche in rete, e se cominciamo dal rispetto, parlare con un tono rispettoso, usare le parole in un modo come sono, molto importanti, e anche trattare la natura come deve essere trattata, perché non è una sfida tra vincitori e perdenti. Per quanto si parla di ambiente, non è una politica di destra o di sinistra, è una partita che deve coinvolgerci tutti. Se poi potevo essere io, allora forse Thor, ma essendo nordica, essendo svedese, mi sono trapiantata in Italia tantissimi anni fa, e come sto cercando sempre di esportare un po' di italianità in Svezia, la gioia per la vita, i sapori, la positività, come vedo io, invece dalla Svezia da sempre sto cercando di importare in Italia il rispetto per l'ambiente, il rispetto per il prossimo, il rispetto per tutto ciò che è in comune, e iniziare così a parlare di ambiente anche, perché abbiamo un amore innato per la natura in Svezia, anche perché la nostra natura è patrimonio di tutti. È una cosa molto speciale che fa sì che i bambini crescono in mezzo alla natura pensando che quella è casa loro. La natura, il pianeta è casa nostra, quindi dobbiamo trattarla come trattiamo la casa nostra. Capisco anche la sensazione che possiamo provare tutti quanti quando sentiamo tutti i giorni il giornale che parla dei roghi incendi in Amazzonia, che parla dei poli che si sciolgono, che parla dell'inquinamento alle stelle, che parla di malattia, che parla del cambiamento climatico, e tu puoi sentirti veramente piccola e ti possono creare delle emozioni di rabbia, di frustrazione, di dolore, di depressione addirittura, e tu non sai che cosa fare in questo momento perché ti senti veramente piccola e insignificante. Però invece lì dobbiamo ricordarci che ognuno di noi ha un potere enorme, che è la nostra voce, la propria voce. Il fatto che siete qui oggi ad ascoltarci è un grandissimo onore, anche una giornata difficile con i scioperi. Attivarsi, iscriversi, appoggiare associazioni che pensano come te, votare un partito che ha un programma politico per salvaguardare l'ambiente. La nostra voce è importantissima, e quando ci sentiamo fieri, appoggiamo un'associazione che pensano come noi, realizziamo quanto questa voce vale. E quindi da lì deve iniziare la consapevolezza. È bellissimo informarsi, sapere, non ascoltare e poter giudicare e separare, no? Le notizie che ci arrivano, capire ok, questo è esagerato, questo è giusto, questo devo appoggiare, mi devo attivare, posso donare soldi a questa qualche attività, insomma uscire e fare la differenza, non stare